e prendevamo il trenino della Valseriana. Ora siamo alla terza puntata delle corse prova del nuovo tram sul vecchio sedime. Perché è come se qui si fosse, c'era un tram che doveva uscire e quindi non gli dava Non gli la dava possibilità questa, di, ovviamente. chiaramente. Allora ho dovuto farlo sfondare, l'ho mandato di qui col segnalamento Si è spento, si è azzerato. azzerato tutto, ha fatto lui Zero l'uscita, riuscita. in modo tale che si liberava la rotta. Il mio ruolo dovrebbe essere quello di seguire gli impianti fissi, sottostazioni, incroci, semafori, impianti. Impianti. RFI. Non so. Infrastruttura. E mi manca ancora una cosina da dire e cito ancora l'Eco di Bergamo, stesso giorno, stessa pagina di prima. L'intero percorso Bergamo-Albino verrà compiuto in 27 minuti, del resto è difficile fare di meglio viste le caratteristiche urbane del servizio, contrassegnato da ben 14 fermate e una distanza media di 800 metri l'una dall'altra. Con mezzi dalla velocità commerciale di 70 km/h e un percorso del genere, la velocità media sarà di 27 km/h. Sembra poco, ma un tram non è un mezzo dalle caratteristiche veloci. Semmai punta sulla capillarità e sul cadenzamento del servizio offerto. È venuto il momento di visitare il deposito a Ranica. La struttura è nuovissima, con molto verde al suo interno, beh, nel breve futuro.
a me sembra un pochino la Svizzera, ecco. Le due strette curve che abbiamo già visto dal tram immettono nel deposito. Ed ecco il grande spettacolare pettine, gestito dal centro di controllo CCO, in radiocomando, come tutto il resto della linea d'altronde. No. E per gli agatteggiamenti, per di binario di treni, un vent'anno. Nord-ovest pari. La pratica saggezza di un presidente. Vi andrebbe bene la 880 con 200 porte, senza venire su con grossi mezzi. Non lo so prendere con due vetture, che anche si stretta di salvo, ma la chiamata mi va bene, che mi trovo più. Andrebbe da avere un po' cos'è a salvo, ma... Ricapitoliamo la funzione del grande pettine del deposito. Serve 17 binari così suddivisi, 12 binari coperti che possono accogliere fino a 24 tram, un binario per lavaggio vetture e caricamento sabbia, due binari su pilastrini e con passerelle di accesso agli imperiali e dotati di gru, un binario con fosse sollevatori, un binario per accesso al tornio in fossa dotato di carro ponte. Tutta l'area è coperta e climatizzata, come la nostra guida sta spiegando ai miei amici. L'armonica sonora tipica dell'oscillazione della linea aerea mi fa ricordare che la linea è alimentata a 750 volt corrente continua, con doppio filo autoportante in rame, sezione 100 mm quadrati e con tiro di 1500 kg. I pali sono con campate ogni circa 40 metri. I 14 transirio della TEB sono tram snodati bidirezionali a 5 elementi, lunghezza totale 29,9 metri, a piano totalmente ribassato, 424 kW di potenza totale. Ed ora nel deposito ci entriamo. Cos'è? Ma niente meno che un grosso tecnologico rimorchio aspira erba su ruote con tanto di innaffiatoio. Dietro si può fare da 6.000 litri per innaffiare. Cioè, il concetto è montare la facciatrice davanti a lui, taglia, con l'attaccato dietro il rimorchio aspira l'erba tagliata, lo squacco che è. E la bagna. E dopo la bagna. Se la patata. L'unica cosa che bisogna fare una rotaia alla volta. Quindi diciamo che per fare tutta la linea bisogna fare quattro passate. È vero che non è che c'è necessità di farla tutta la linea tutta in una volta. Si può fare. Poi non è che tutto sia così. E questi sollevatori alzano contemporaneamente i cinque elementi di un tram.